Lettrici e lettori di Giallo Cucina, rieccomi qua. Sono qui con un autore che ho apprezzato molto, ve ne ho parlato per diverse sue opere e ora ve ne presento un'altra, Una brutta storia di Fabrizio Carcano, Mussi Editore. Eccolo qua, cerco di anche farvelo vedere senza riflessi, ma sarà difficile. Comunque, siamo sempre a Milano, il protagonista è il commissario Ardigò che viene chiamato perché è stata trovata una prostituta uccisa in una zona strana, in una zona battuta dai trans, quindi difficile, già lui capisce che è difficile che una prostituta vada a battere in un'altra zona che non sia la sua. Tra l'altro non sembra neanche uno da marciapiede. Comincia l'indagine, ma poi deve un attimo fermarsi perché ce n'è un'altra. A quanto pare un uomo è stato trovato nel suo appartamento, imbavagliato con il nastro adesivo, tanto che gli ha anche, diciamo, tappato il naso ed è morto soffocato. È un anziano che ha un negozio di antiquariato, un tipo che ha dei gran soldi. E tutto porta alla pista di alcuni circensi che fanno furti negli appartamenti. In più, come se non bastasse, in zona stazione centrale di Milano viene trovato il cadavere di un altro uomo a cui è stato ucciso con un colpo alla testa, quindi un'esecuzione, un killer che ha ucciso perché doveva uccidere. Quindi Ardigò ha tre casi da seguire in una Milano del 2015. Ora non vi dico altro sulla trama, vi dico le mie sensazioni. Allora, io da lettore appassionato di thriller, ho detto tante cose, c'è sempre allora, se si va sulla letteratura d'oltreoceano, quindi in America, ci sono, lo sapete anche voi, ci sono tantissimi serial killer, forse perché là è già un fenomeno che diciamo è più alla cronaca, mentre in Italia di serial killer non ce ne sono tanti. Con questo dove voglio arrivare? Che molti scrittori italiani che ambientano la loro storia qui in Italia tendono spesso e volentieri a mettere killer quando noi, se accendiamo la televisione, guardiamo un pochino di cronaca, ci accorgiamo che questa cosa del serial killer, a parte il mostro di Firenze, il mostro di Milano, che tra l'altro Fabrizio Carcano ne ha già parlato anche in un suo romanzo, e io vi consiglio, come ve l'ho già consigliato in un altro video, insomma, praticamente io ormai comincio a trovarlo un pochino stancante, perché per quanto sia vera la storia, diciamoci la verità, non è tanto una cosa di cronaca all'italiana. Questo romanzo, fortunatamente, e lo dico bene, perché è un'indagine in cui ci sono vari tasselli che si andranno ad incastrare, in cui Fabrizio Carcano è stato bravissimo a narrarlo, e si parla poi di cronaca, ecco, quello che mi piace, cioè un'indagine su un qualcosa che è reale, cioè che qualcosa che può succedere, e mi piace molto che ci sia questa da parte degli scrittori, non inventare chissà cosa, ma andare magari su un fatto che potrebbe essere tutti i giorni. Con questo io vi saluto lasciandovi un brano dei Linkin Park come colonna sonora di questo libro, è New Divide dei Linkin Park. Io la trovo adatta perfettamente, poi so anche che Fabrizio è un appassionato di Linkin Park. Alla prossima video recensione. Ciao!